Io riprendo proprio dalla chiusura. Ecco. Della bella introduzione di Ferrari sul tema della partecipazione. Il programma di riforma, il progetto di riforma sulla scuola, la buona scuola presentato dal governo, ha avuto questi 2 mesi di apertura che chiuderanno sabato, in cui tutti, cittadini, studenti, insegnanti, possono e hanno potuto dare il loro contributo, che verrà tenuto in considerazione per la versione finale. Ed è stato fatto uno sforzo veramente grande per portare la buona scuola in tutti i posti, veramente. Assemblee di istituto, circoli, incontri, assemblee. E questo secondo me è un elemento da tenere in considerazione, che terrei come punto fisso per, in caso di elezione, il futuro. Nel senso che la consultazione con gli operatori, con chi ha la conoscenza, è necessaria. E questo è un altro punto importante. Voglio dire solo un paio di dati. 700.000 sono disoccupati fra i 15 e i 24 anni e 4 milioni e mezzo in Italia, e questo è un problema enorme. Il 40% della disoccupazione in Italia, secondo fonte McKinsey, non è dovuta alla crisi economica quanto alla difficoltà di incontrare domanda e offerta di competenze. Quindi su questo bisogna riflettere molto. La scuola, quindi, per collaborare in maniera proattiva alla riduzione della disoccupazione, si deve indiscutibilmente rivedere. Le competenze delle persone che fanno scuola sono altissime, vanno probabilmente messe a sistema, vanno probabilmente indirizzate nelle necessità che stanno via via nascendo, che stanno cambiando col tempo. Quindi credo che la scuola, la riforma della scuola, possa essere veramente considerata una politica di lotta alla disoccupazione. Quindi è un momento realmente importante, secondo me. È una riforma sostanziosa che va naturalmente discussa, emendata, criticata con apertura. Quindi su questo credo che il lavoro da fare sia adesso la palla, diciamo, ripassa al governo, però con apertura. Per quanto il mio pensiero sul rapporto scuola-lavoro è sicuramente le scuole hanno necessità di dotazioni anche strutturali più innovative. In Germania i ragazzi lavorano con le stampanti 3D, in Italia mancano i gessetti. Questo è un problema per la competitività del futuro. Questo è un problema per la competitività dell'Italia. Quindi anche su questo, anche un'attenzione maggiore a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro portate al mondo della scuola, secondo me, è necessaria. Parlavo con una persona che ha una grande azienda a Bologna. Diceva che hanno difficoltà, cioè i ragazzi che escono dai professionali, che vengono assunti da loro, hanno bisogno di un lungo periodo perché possano essere produttivi. Questo per loro è un investimento molto forte e può creare, insomma, dei ritardi nella produzione. Quindi loro dicevano: noi siamo a disposizione anche per contribuire. L'esperienza della Ducati è un'esperienza che sostanzialmente sta funzionando molto bene. Quindi secondo me questo rapporto scuola, mondo del lavoro, quindi anche alternanza scuola-lavoro e introduzione all'azienda, ma non soltanto all'azienda, anche nell'orientamento universitario, passare dei periodi, che chi vuole studiare legge, chi vuole fare altro, passare dei periodi di lavoro in studi di avvocati, nel caso in cui non voglia studiare legge, può aiutare a indirizzarsi anche nella maniera migliore. E questo secondo me è un punto importante, e quello che può fare la Regione è fare questa regia tra mondo produttivo e scuola. Credo che sia importantissimo. Ho incontrato la settimana scorsa la rete degli studenti medi e universitari, che chiedevano appunto ai candidati una collaborazione per il futuro, quindi l'istituzione di un tavolo in cui gli studenti venissero invitati in caso di discussione di politiche di formazione. Questo torna al discorso di prima. Sì, assolutamente sì, la collaborazione di tutti gli attori interessati è necessaria, secondo me. Rispetto alla,
alla parte internazionale, io mi occupo di progetti europei al Comune di Bologna, quindi ho questa. Voglio dire solo due cose. Al di là dei fondi europei che verranno utilizzati nel piano operativo nazionale educazione, istruzione, quello che contribuirà naturalmente sia dal punto di vista strutturale per i lavori necessari della messa in sicurezza delle scuole, ma anche con aiuto per la formazione dei docenti, eccetera, c'è il programma Erasmus Plus, che è un programma veramente fondamentale sia per i docenti, che possono passare dei periodi all'estero, che possono formarsi all'estero, che possono anche ricevere presso le loro scuole docenti stranieri e quindi accrescere, confrontarsi, scambiarsi opinioni, credo questo sia piuttosto rilevante in un'ottica ovviamente di apertura all'Europa, e così anche per gli studenti, è possibile studiare all'estero, è possibile avere delle borse di studio per passare dei periodi all'estero, è possibile fare dei tirocini all'estero. E questo va nella direzione in cui va anche la buona scuola. Questo per quanto riguarda la formazione. Per quanto riguarda invece proprio la creazione di lavoro, sono moltissimi programmi europei che possono aiutarci in questo. Cito solo Horizon 2020, che è il programma sulla ricerca e sviluppo tecnologico, che non solo, diciamo, se la scuola è, insomma, aprendoci all'università, non solo può veramente contribuire in maniera economicamente forte, perché parliamo di 84 miliardi di euro per 7 anni, quindi è molto consistente, alla ricerca universitaria, non solo questo, ma può essere fatta anche ricerca in azienda, anche la regione, anche i comuni, anche le scuole possono partecipare sul tema della ricerca e sviluppo tecnologico. Non ultimo, con questo programma è possibile effettivamente creare molti posti di lavoro. Su questo non c'è dubbio, l'innovazione è necessaria e non solo, la formazione per l'innovazione è necessaria. Il tema della creatività, che è un tema che a volte è lasciato un po' indietro, in realtà è un tema che attrae molto l'attenzione ai giovani, e anche questo nella buona scuola è, diciamo, indicato come uno dei creatività e problem solving, sono identificati come due delle competenze che dovrebbero aumentare per il futuro, e effettivamente anche sulla creatività l'investimento dell'Unione Europea è molto alto, soprattutto appunto per la creazione di posti di lavoro per i giovani. Quindi credo che rispetto ai fondi la Regione Emilia Romagna abbia la necessità di identificare quelli che sono gli ambiti strategici su cui investirli. Credo che i finanziamenti a pioggia oggi non solo non siano né efficaci né efficienti, ma siano sbagliati, veramente sbagliati. Quindi con coraggio che la prossima regione, decida su cosa investire e lì concentrare le risorse economiche, le risorse di personale, le competenze delle persone, perché penso che in questa maniera effettivamente un passo avanti e una mano la potremmo dare, insomma, per migliorare le condizioni.